Uomini e donne, Gemma Galgani, paparazzata per le vie di Roma, mano nella mano con Michele. Incredibile! Non era Gemma Galgani che affermava di non voler uscire con un cavaliere più giovane di lei di 18 anni? Invece eccola qui, paparazzata con Michele. Come mai ancora una volta Gemma Galgani cavalca l'onda del successo ed è per l'ennesima volta al centro della scena? Questa è una domanda che molti fans di Uomini e Donne si stanno chiedendo già da diverso tempo. Eppure, in tanti sperano che dopo il calo drastico di ascolti che sta ottenendo in particolar modo il turnover rispetto al format classico, la dama torinese venga espulsa dal programma per permettere ad altre dame e cavalieri di trovare il vero amore. Gemma è divenuta popolare soprattutto quando ha avuto una relazione durata 8 mesi con il seducente Giorgio Manetti. Nonostante la loro storia d'amore sia terminata, la dama torinese riesce a stare sempre al centro studio e con la sua favella intrattiene davanti al teleschermo innumerevoli casalinghe italiane. La Galgani inoltre ha instaurato una breve relazione anche con il simpaticissimo Marco Firpo, i quali sono stati paparazzati in spiaggia insieme. Ancora non si sa se i fotografi sono stati chiamati da loro oppure è stata una situazione casuale. Ricordate la puntata nella quale Gianni Sperti sosteneva che i paparazzi o si chiamavano per fare lo scoop oppure se volevi essere fotografato bastava andare nei luoghi frequentati dai VIP? Fatta questa premessa, è doveroso comunicarvi che Gemma Galgani è stata nuovamente fotografata per le vie di Roma mano nella mano con Michele. Il cavaliere, che ha 18 anni in meno della dama torinese? Sì, avete proprio capito bene. Eppure c'è qualcosa che non quadra. Se andiamo ad analizzare le puntate precedenti del turnover, Michele ha cercato di dare il numero alla Galgani per ben 7 o 8 volte e lei non l'ha mai preso proprio perché lui è molto più giovane di lei. Ma soprattutto, uscire con lui avrebbe significato attirarsi le critiche da parte dei fans, ma anche quelle di Tina Cipollari. Proprio nelle puntate che stanno andando in onda in questi giorni nelle quali i protagonisti sono le dame e i cavalieri, abbiamo assistito ad uno scontro verbale tra Gemma e Cristina, la quale vuole avere l'esclusiva su Michele. Cristina è rimasta infastidita dal fatto che il cavaliere ancora continua a chiedere il numero della dama torinese e per questo motivo ha insistito per farsi dire direttamente da Michele che non era interessato. Invece, sembra che la situazione si è completamente ribaltata e da quello che emerge dalle anticipazioni Uomini e Donne turnover, abbiamo appreso che Gemma Galgani è uscita proprio con Michele, cavaliere più giovane di lei di 18 anni. Vi forniamo le fotografie pubblicate dalla rivista Diva e Donna, nelle quali si vede chiaramente che la dama torinese passeggia mano nella mano con il giovane cavaliere e dove si evince che sono felici e sereni. Nelle prossime puntate del turnover di Uomini e Donne vedremo che Michele dichiarerà che Gemma gli ha chiesto se lui fosse disposto a fare l'amore con lei. Questa frase ha scatenato un vero e proprio putiferio in studio, con conseguente giustificazione da parte di Gemma ed il relativo attacco da parte di Cristina, la quale, senza mezzi termini, l'ha definita incoerente. Nella registrazione successiva di Uomini e Donne è emerso che la Galgani è uscita a cena con Michele e ha rivelato che si è dimostrato un vero e proprio galantuomo. Il cavaliere, che nel frattempo è uscito anche con Cristina, in studio ha riferito che lei è un gradino più sopra rispetto a Gemma. A queste parole Cristina ha consigliato alla dama torinese di levarsi di torno e di mettersi in moto per riconquistare Giorgio Manetti. Ora c'è da chiedersi se le foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna appartengono a qualche mese fa oppure siano recenti. Se sono attuali rispetto alla registrazione di Uomini e Donne, significa che la Galgani ha deciso di uscire nuovamente con Michele e questo dimostra un'altra volta che vuole essere al centro della scena. Credete che Michele stia usando Gemma Galgani solo per ottenere notorietà o è veramente attratto da lei? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.